Cari amici di Android Blog, siamo con Lenovo S8 e 60, il fratello maggiore di Lenovo S6 e 60, che abbiamo visto precedentemente. E questo terminale qui è un terminale un po' più grosso, 5.3 pollici HD, 1280x720, un pannello IPS che ha una resa cromatica particolarmente interessante. E di questo terminale vi dico che ha una batteria da 4000 mAh, quindi un terminale che sulla carta dovrebbe durare a lungo. Probabilmente lo recensiremo e vi sapremo dire magari le nostre previsioni erano azzeccate. Una funzionalità interessante di questo prodotto è che è possibile condividere la carica del dispositivo con altri cellulari. Difatti in confezione è presente un adattatore OTG, quindi vi permetterà sia di leggere schede USB, pennine USB on the go, quindi al volo, che tramite un altro cavo di ricarica collegarvi a un secondo cellulare e condividerne la carica della batteria. Il retro segue le linee appunto del fratello più piccolo. Il retro quindi è sempre in metallo, unibody, con la fotocamera e il flash LED appunto nella parte posteriore, fotocamera invece presente anche nella parte anteriore. Completano le caratteristiche, le specifiche di questo terminale la memoria RAM da ben 2 GB e 16 GB di memoria interna. Non sappiamo al momento se è espandibile, probabilmente no, perché essendo un unibody non è... c'è una micro SD, una SD anzi sul laterale, quindi è possibile probabilmente espanderlo tramite questa. Troviamo invece nella parte superiore, a questo punto facciamo tutta la carrellata, il connettore 3G con riduttore dei rumori, il microfono per la riduzione del rumore, bilanciere del volume, tasto di standby e spegnimento, probabilmente un doppio, perché non si vede bene, sì, è un doppio altoparlante nella parte inferiore e appunto sul lato sinistro questa espansione di memoria. Sembra un terminale molto interessante, purtroppo anche questo non lo vedremo nel mercato europeo, perché ancora la parte smartphone di Lenovo non è approdata nel nostro paese. Finiamo con la versione Android di questo terminale. Anche questa monta la 4.2.2. Speriamo al più presto in un update. Un saluto da Antonio.